Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone degli Yuba Stank che è The Reason. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, prima di procedere con il video, io vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così ogni qualvolta esce un video nuovo vi arrivi una notifica. Andiamo agli accordi. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi e inizia con il Mi maggiore. Quindi dove ci sono i due tasti neri? Qua c'è il Do, Re, Mi, Mi, Sol diesis, Si, Mi maggiore. Poi avremo il Do diesis minore, quindi se questo è il Do, questo è Do diesis, Mi, Sol diesis, e avremo il Do diesis minore. Poi il La maggiore, andiamo indietro, Do, Si, La, La, Do diesis, Mi, forma il La maggiore, ed infine il Si maggiore, quindi Si, Re diesis, Fa diesis. Questi saranno gli accordi. La canzone comincia così. I'm not a perfect person, as many things I wish I did do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go. Nel ritornello continuiamo sempre con gli stessi accordi. That I just want you to know, I found a reason for me to change you how I used to be, a reason to start over new, and the reason is you. Poi continua. I'm sorry that I hurt you. Come prima. E gli accordi rimangono uguali fino anche al secondo ritornello, che però ha una variante dove ci sarà il Re maggiore, un nuovo accordo soltanto, quindi Re, Fa diesis, La, questo è il Re maggiore. Quindi andiamo dalla fine, diciamo, del secondo ritornello. To change who I used to be, a reason to start over new. Qua alza. And the reason is you. And the reason is you. Alterna Re e Mi. And the reason is you. And the reason is you. Pam 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 pam. Poi ripete. I'm not a perfect person. E tutto rimane uguale con gli stessi accordi come dell'inizio, così fino alla fine. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio comunque un link su dove trovate il testo con gli accordi, poi altri due link per imparare gli accordi al pianoforte ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, vi lascio sempre in descrizione un link che parla di come poterlo fare tramite una puntata che avevo girato un po' di tempo fa. Ok? Ciao ciao, alla prossima!